Ha voluto incontrare la stampa a 24 ore dal suo insediamento ufficiale, il nuovo comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Lecce, colonnello Nicodemo Macri, che prende il posto dell'uscente colonnello Maurizio Ferla. Meridionale doc di origini siciliane, essendo nativo di Gela, la sua carriera lo ha portato a diventare esperto conoscitore delle dinamiche criminali del Meridione. Un'esperienza su tutte, quella della faida di Scampia durante la sua permanenza a capo del nucleo investigativo di Napoli, proprio negli anni culminati nella cattura del boss del clan di Lauro. Per non parlare della Palermo degli anni 90, quando le cosche erano saldamente gestite dal capo dei capi, Totò Riina. Nel suo curriculum anche i comandi delle compagnie di Foligno e Bologna e il ritorno in terra natia al comando provinciale di Ragusa, fino ad essere capo ufficio personale della scuola ufficiale Carabinieri di Roma, come ultimo incarico. Sono felicissimo di essere qui, ha detto ai giornalisti, proseguirò nel solco del mio predecessore. Sono particolarmente onorato di essere stato assegnato, a dirigere il comando provinciale di Lecce. Anche perché, come vi dicevo prima, è una splendida provincia con ricca di bellezze naturali, dove sia anche per la laboriosità dei cittadini, quindi dei residenti, ma anche per il calore umano dei cittadini di Lecce. E quindi sicuramente con l'ottima squadra che mi ritrovo, che mi ha lasciato il collega Maurizio Ferla, e insieme alle altre forze di polizia, sono sicuro che faremo molto bene, adoperando sicuramente passione, senso di responsabilità e anche tanto calore umano.